pomeriggio a tutti, benvenuti in questa puntata di Aroma Letterario, puntata speciale perché è l'ultima puntata di stagione e poi pausa estiva perché insomma riprendiamo poi a settembre con le novità, ce ne saranno anche tante, però adesso io diciamo che vi voglio presentare l'ospite di oggi. L'avete già visto nelle storie, sapete già anche di che libro stiamo parlando perché c'è qualche curiosità, lo avete visto anche sull'homepage, ma sono molto molto felice di averlo ospite, per cui vi presento subito Diego Popoli. Buon pomeriggio, Diego. Buon pomeriggio a te. Allora, Diego, adesso noi prima di inchiacchierarci e insomma far scoprire un po' il tuo libro, ti chiederei per gli ascoltatori che non ti conoscono di fare una breve presentazione di te. Sì, diciamo che io ho cominciato a scrivere circa 7-8 anni fa, quindi in realtà sono l'esatto contrario di quello che si riferisce un enfant prodige. Ho cominciato, diciamo, in seguito alla lettura di un libro che per me è stata di ispirazione. Da lì è nata una raccolta di racconti e poi piano piano mi sono cominciato ad addentrare in questo mondo che mi ha portato adesso al mio primo romanzo. E quindi insomma veniamo al dunque. Tra l'altro io ci terrei anche a festeggiare e ci tenevo proprio a passarti come ultima puntata prima della pausa estiva, perché è la tua anche prima intervista in radio, mi hai detto, nel fuori onda, quindi insomma motivo di orgoglio in più anche essere qui. Sì, infatti sono anche un po' emozionato, adesso cerco di sciogliermi. No, ma niente emozione, con me l'emozione va via. Allora, intanto citiamo il libro che è L'estate del Calabrone, edizione Arte Stampa. E abbiamo davanti oggi, chiudiamo questa serie di tante puntate con un romanzo di formazione. Io amo molto questo genere di letteratura perché è proprio forse quello con cui secondo me nasce la scrittura di un libro, cioè poter aiutare, poter formare soprattutto le giovani leve. E diciamo che, come sempre, non spoileriamo troppo della storia, ma il protagonista, intanto sono quattro i protagonisti, però abbiamo come protagonisti dei tredicenni. Quindi è un momento di fine quasi della scuola, un momento in cui si passa dalle medie al liceo. E mi verrebbe da chiederti subito così, Diego, tu te lo ricordi un po' com'è stato il tuo passaggio? Me lo ricordo, sì, è stato burrascoso. È stato burrascoso, però lo ricordo con grandissimo piacere perché è stata una di quelle prime decisioni che hai preso nella vita. Passi dall'asilo comunale, dove andavamo tutti, alle elementari, dove andavamo tutti, alle medie, dove si andava tutti, tutti sempre nello stesso paese, eccetera. Poi si arriva un momento in cui invece ti chiedono di scegliere. Devi scegliere se continuare, innanzitutto, e quale scuola andare a fare. È un piccolo, grande primo bivio della vita. E come tutte le prime volte, inevitabilmente ti rimane dentro, no? Ti rimane nel cuore. Ci sono stati dei momenti nella tua adolescenza che hanno un po' ispirato questo libro? Sicuramente sì, cioè nel senso che il libro è ambientato nella provincia emiliana di metà anni 80. Il protagonista è quindi, diciamo, a 13 anni in quel periodo lì, e quindi di conseguenza è mio coetaneo, però non sono io, ecco, insomma non è una semplice, diciamo, opera autobiografica, è diciamo andare a tingere da quel mondo, da quella realtà, anche inevitabilmente da esperienze personali, per poi, diciamo, riportarle all'interno del costrutto
del romanzo, soprattutto mi ricollego a quello che hai detto prima, cioè il fatto di essere un romanzo di formazione che vuole, diciamo, in un certo senso dare degli spunti, no? Ed è proprio quello che cerca di fare il mio romanzo, cioè il mio romanzo parla di un gruppo di ragazzi di 13 anni che sono alle prese con l'inevitabile cambiamento che si affaccia di fronte alle loro vite, e io penso che anche le nuove generazioni che si troveranno magari a leggere questo libro capiranno che questi ragazzi di 13 anni, alla fine, senza smart, senza i telefonini, senza la smart TV, senza la tecnologia, eccetera, soffrono di quella stessa inquietudine e di quella stessa ansia di fronte alla vita, che poi dopo si ripeterà nelle generazioni successive, che ritroviamo anche adesso. Infatti, guarda, la parte che più che ho apprezzato è proprio un po' questo ritorno ai miei anni, no? Agli anni Ottanta, perché sembra quasi surreale pensare che, insomma, dopo 40 anni, che è un lasso di tempo abbastanza breve a livello, no, sociologico, noi ci ritroviamo a vivere esattamente all'opposto. Nonostante quello che è la parte emotiva rimane, quindi imperturbabile nell'arco degli anni, quindi mi vedo dei ragazzini come sono i protagonisti che magari vanno al fiume a giocare, vanno con la bicicletta in giro, insomma, per le vie del paese, per cui c'è veramente un'immersione, un'atmosfera. Personalmente l'ho trovata un'immersione nei ricordi, perché giustamente quegli anni li ho vissuti. Chi lo legge adesso sembrerà un pochino surreale non avere lo smartphone con il GPS, no? Per dire, per sapere dove andare con la bicicletta. Sembra impossibile, ma era così. Eppure, esatto. È favoloso, è favoloso. E allora partiamo un pochino da questo processo creativo, di come nasce la voglia di scrivere questo libro, appunto un romanzo di formazione, e dedicarlo a un momento che è una tappa quasi fondamentale, no? Per qualsiasi ragazzo o ragazza che c'è. Quindi come è nato? Ti è nato prima l'idea? Lo sentivi già tu di volerne parlare? Sono curiosa. L'ho sempre sentita un po' come una necessità di scrivere di quel periodo particolare della mia vita, probabilmente perché in quel periodo ho stretto quelle amicizie che poi dopo mi sono rimaste per tutto il resto della vita. In più, perché diciamo, io condivido con il protagonista uno stato d'animo di cui sentivo la necessità di parlare. Io con lui condivido soprattutto questo profondo senso di inadeguatezza. Specie di fronte alla vita, specie di fronte ai cambiamenti, a queste cose, io sono una persona che tende sempre a farsi molte domande, a chiedersi ce la farò, non ce la farò, avrò fatto la scelta giusta. Questo mio perenne stato d'ansia è cominciato un po', secondo me, in quella fase della vita, e da lì mi ha accompagnato, mi accompagna tutt'oggi, e quindi, diciamo, ho sentito la necessità di andare proprio alla radice, no? Al punto in cui, diciamo, tutto questo un po' che fa parte del mio carattere è nato, e diciamo, il momento esatto dal quale in un qualche modo ho cominciato a capire che ci avrei dovuto convivere, ecco, insomma. Beh, tu hai avuto anche una grande intuizione, secondo me, perché hai creato quattro personaggi, alla fine un po' diversi tra di loro, nonostante fossero appunto tutti della stessa età. Però
e voglia magari di parlarci un pochino di questi, di come hai caratterizzato i personaggi, perché per esempio a me ha colpito molto che tu hai scelto di inserire Marco, che è un ragazzino che ha problemi di salute. Quindi come mai questa scelta? Perché ho, diciamo, questo viene ha una radice, come tutto il libro, una radice autobiografica che poi dopo viene trasportata, no? E viene traslata nel romanzo. Ho avuto un cugino, quando avevo appunto quell'età, che era malato, e di conseguenza questa cosa l'ho voluta riportare nel libro. Nel libro diventa un amico, non diventa più un parente, però il libro coglie l'occasione per toccare questo tema, cioè il fatto che si comincia a entrare in quella fase della vita dove una vicenda che colpisce uno dei personaggi può essere alla base del prendere strade diverse, del separarsi. Marco, che è l'amico malato, era il classico, diciamo, miglior amico del protagonista, eppure col tempo si sono persi perché la malattia ha fatto sì che non si potesse più frequentare come prima, ecco, insomma. Quanto è stato l'impatto emotivo che tu hai incontrato nello scrivere questo libro? Perché ci dimentichiamo sempre un po' della mano dell'autore, cioè, o meglio, ci ricordiamo della mano dell'autore perché la leggiamo la storia, però ci perdiamo un po' mente e cuore che stanno dietro la scrittura. Guarda, è stato, ti posso dire che alla fine è stato bello perché è stato come andare a pescare dal proprio vissuto, rielaborarlo, rimescolarlo e creare comunque una storia che è comunque di fantasia, ma che in un qualche modo riesce a parlare comunque di me, di un periodo della mia vita e soprattutto, diciamo, appunto di questo, lo ripeto, mio stato d'animo che è stata sempre, diciamo, che è un po', diciamo, il filo conduttore, no, del romanzo, cioè la voglia di cambiare e al tempo stesso la paura di fronte al cambiamento. Ed è quello che ha caratterizzato secondo me anche alcune parti del libro. A me è piaciuta molto la parte che ha intitolato come capitolo L'età dei sogni, perché alla fine a 13 anni è un po' quella, no? Le emozioni sono molto contrastanti in quella fase della vita e i quattro protagonisti direi che insomma gli hai permesso di viverle proprio queste emozioni come fossero nella quotidianità, io le ho ritrovate molto nella mia gioventù. Sì, poi ripeto, io sarà perché quell'età l'ho vissuta davvero a pieno ed è stata per me particolarmente coinvolgente, ancora adesso con questi miei amici con cui ci ritroviamo, si parla tanto di quel periodo della vita, nonostante poi si sia rimasti insieme fino ad arrivare a questa età e quindi diciamo abbiamo avremo tante cose di cui parlare, no? Perché eravamo insieme anche quando avevamo 20 anni, 30 anni, anche più avanti, però quella è rimasta un qualcosa di magico, forse un po' per tutti, e io ho pensato che fosse anche legata proprio a questo aspetto, al fatto di poter concedersi il sogno, cioè poter avere il lusso, che è un lusso secondo me,
impagabile di poter sognare. Pensino di poter sognare di fare lo scrittore e un giorno scrivere un libro. Ecco, sono molto curiosa, l'hai fatto leggere? I tuoi amici l'hanno letto questo libro? Immagino di sì. Sì, i miei amici fanno parte ovviamente dei miei fan. Quindi non hai mantenuto la promessa, eh? Perché all'interno, adesso per chi lo vorrà leggere, io vi do un gioco da fare, non vi dico chi lo dice, non vi dico che cos'è la promessa, lo scoprirete leggendolo, però mi sa che non l'hai mantenuta. No, non l'ho mantenuta, non l'ho mantenuta perché non si poteva mantenere quella promessa lì. Però ecco, ti dico una cosa, la cosa che mi è piaciuto tantissimo del intraprendere questa esperienza che era stata per tanto tempo lasciata lì in un cassetto. Poi a un certo punto ho capito che avevo un debito con me stesso, cioè e quindi sono andato a tirarla fuori e ho cominciato questo percorso che è pieno di sorprese davvero incredibili. Se scrivi un libro come quello che ho scritto io, che parla di appunto comunque di un determinato periodo, di un determinato ambiente, quindi diciamo che fa riferimento comunque a delle amicizie, eccetera, ti immagini che chiaramente diciamo chi ne è più coinvolto, anche solo per curiosità, lo vada a leggere, insomma, ci si ritrovi, guarda, eccetera. Poi, invece, col tempo ti rendi conto che tantissime persone con cui avevi perso i contatti riallacciano i rapporti perché hanno saputo che hai scritto il libro, lo hanno letto, gli è piaciuto tantissimo, hanno voglia di rincontrarti, cose davvero strane, veramente particolari. Addirittura persone che, ripeto, magari non sentivo da tanto tempo, che ti dicono: guarda, che io faccio parte di un'associazione che si occupa anche di attività culturali, vieni a presentarlo da noi. Cioè, è stato un modo per rimettere in circolo tutta una serie di anche rapporti personali, veramente, veramente bello. E io ogni tanto in privato gli parlo e gli dico grazie, insomma, per avermi dato questa opportunità. Beh, devo dire che insomma, l'opportunità l'hai colta al volo, l'hai saputa anche insomma, mettere giù scritta in maniera molto molto efficace. A me è piaciuta molto la parte in cui c'è una conversazione tra il protagonista e uno dei suoi amici dove appunto gli dice che la verità è che il protagonista aveva paura, no, di fare quello che voleva. Perché non aveva quasi il coraggio, no, di fare una scelta, ma trovava un po' delle scuse. Questo, secondo me, è un punto chiave molto importante, perché ad oggi forse quello che manca ai ragazzi è proprio questo, cioè o la voglia o la possibilità di fare una scelta, di fare quello che si vuole, ma non, no, a livello generico, ma proprio prendere una scelta sulla propria vita. Sì, il libro affronta questo argomento, come dici giustamente tu, e mette dentro, secondo me, un messaggio che diventa appunto trasversale, no? Cioè supera i decenni e arriva dritto a noi. Questa paura ce l'hanno i ragazzi di adesso come ce l'avevamo noi. La chiave è avere un amico vicino. Ecco, quello può cambiare tanto le carte in tavola. Io ho vissuto quegli anni, lo sai anche tu, sono stati gli anni che di lì a brevissimo sarebbero diventati gli anni della droga, gli anni della, insomma, di
tante persone si sono perse, no, lungo la strada. Io ho avuto la fortuna di avere intorno a me il classico gruppo di amici che erano dei bravi ragazzi e che ti hanno fatto passare quel periodo all'interno di una bolla dove c'era sempre qualcuno che ti dava una mano o ti dava un consiglio giusto. E questo l'ho voluto riportare nel libro, ecco. Secondo me hai fatto una scelta molto interessante, a mio parere, perché io ho trovato davvero interessante questo spunto di riflessione nel pensare a quante persone oggi, io ho fatto fino a maggio un progetto dove ho lavorato con i bambini delle elementari, mi è capitato in una piccola occasione di lavorare con due classi delle medie e poi con i licei. E lì ho visto proprio un salto e mi sono chiesta, ma qual è, cioè che cos'è quell'anello della catena che si spezza dove fino a un certo punto hai un certo modo, un certo carattere, un modo di comportarti e dopodiché cambia. E rileggendo il tuo libro mi è tornato in mente quella domanda che mi sono fatta, perché capisco quanto l'importanza del contesto che hai intorno a livello proprio delle persone sia importantissimo. Sembra quasi il luogo comune dire sì, dipende poi dalle compagnie che frequenti, ma in realtà è così, cioè ti cambiano addirittura fin nel carattere, nel comportamento. Quindi questo secondo me, ecco perché torniamo al discorso romanzo di formazione, perché ci permette, secondo mio umile parere, di provare a riflettere su chi abbiamo intorno. Ad oggi i ragazzi hanno tutto, col cellulare arrivano ovunque, hanno qualsiasi cosa desiderano, diverso dagli anni nostri dove ci si doveva guadagnare la bicicletta rossa, diciamo così, per citare dei pezzi del libro. Un'altra protagonista. Esatto. Adesso invece tutto questo già, come dire, già avuto, già vissuto, non ti fa venire la voglia di nulla. E purtroppo c'è la noia che ai giorni nostri era, all'epoca nostra era la creatività che nasceva, perché alla fine ti annoiavi e quindi ti inventavi nuovi giochi, la strada dei sassi, ti inventavi di andare, no, a visitare case sperdute. Ad oggi purtroppo è il frequentare, credo, cattive compagnie. Non vorrei usare un luogo comune, però alla fine stiamo parlando di una realtà dei fatti. Ti dico, per quanto luogo comune, in realtà poi alla fine si tratta della realtà, cioè nel senso che io credo questo, che a quella latitudine della vita tu vivi i sentimenti con una forza incredibile. Quindi ti capiterà sicuramente di avere degli altri amici, di conoscere altre persone nella vita, di fare altre amicizie. Parlo dell'amicizia perché è, diciamo, uno degli elementi fondanti, no, del mio romanzo. Ma difficilmente saranno come quell'età. Perché? Perché a quell'età hai davvero un approccio alla vita che, anche qui magari può sembrare banale, ma è così, è davvero puro, e di conseguenza vivi questi sentimenti con una forza, e ne vieni trascinato in un modo che non sarà mai più lo stesso. Per questo quelle persone lì, in un qualche modo, finiscono, come hai detto tu, per segnarti, per condizionarti, per formarti nel carattere, eccetera. E di conseguenza ti riporti dietro inevitabilmente nel tempo. Ti posso dire una cosa, questo libro già qualcuno comunque me lo ha detto, e in effetti è un po' così. Avendo io uno stile completamente diverso da King, cioè proprio io sono, penso, l'opposto, scrivo proprio in maniera se c'è qualcosa di antitetico a Stephen King sono io, perché non scriviamo in maniera completamente diversa. Però ecco, io mi ricordo che
tornando anche alla domanda che mi avevi fatto prima, no? Dire quando è che un po' hai sentito questa necessità. Io mi ricordo un'estate del 92, dove eravamo andati con tutta la mia compagnia al mare, avevamo un appartamento, e dopo una serie di serate moderate, tranquille, dove avevamo fatto la 5 di mattina tutte le sere, eravamo arrivati al punto che eravamo talmente distrutti che per una sera abbiamo detto non ce la facciamo, dobbiamo rimanere, almeno una sera dobbiamo rimanere in casa, perché cioè, eravamo a pezzi. Quella sera io mi ricordo che presi un libro che mi ero appunto portato dietro, che era una raccolta di racconti di Stephen King. Il primo era Il corpo, che poi è diventato il film, no? Stand by Me. E mi ricordo che la prima frase era proprio nessuno ha degli amici come si hanno a 13 anni. Dio, ma chi ce li ha? E poi da lì parte questo racconto. Ecco, io questa frase me la sono stampata in testa e ho detto questa è una verità assoluta, almeno per me anche è una verità assoluta, quindi io quella sera in un certo senso dissi a me stesso un giorno scriverò anch'io dei miei 13 anni e con il mio stile, con il mio modo di fare, un giorno lo farò. Poi, come ti ho detto, è finito in un cassetto, fino a quando non dici a te stesso, senti, mi sa che hai lavorato abbastanza durante la vita, adesso cominci a fare anche qualcos'altro, allora vai lì, tiri fuori, e inaspettatamente, davvero inaspettatamente, questo non me l'aspettavo, trovi riscontro da parte di un editore, trovi il riscontro da parte anche della critica, anche del pubblico, perché nel suo piccolo sta facendo la sua strada, ecco. E poi alla fine arrivi anche qua su Radio Nord Borealis, vedi? Noi che selezioniamo con cura i titoli da passare, sei anche approdato qui. Direi che insomma è un percorso che ti sta dando un po' di soddisfazione, anzi delle belle soddisfazioni, e ne sono davvero contenta, perché il libro secondo me merita, altrimenti non saresti stato qui. Diego, allora adesso noi facciamo la nostra pausa musicale. Però, mentre gli ascoltatori si godono la musica, tu hai il compito, che mi dispiace quasi dirlo, anche per questo programma è l'ultima volta che chiederò di pensare ad un aroma. Quindi tu ragiona su un aroma, un profumo, un sapore, insomma, qualche cosa che possa caratterizzare questa estate del Calabroni, e poi quando torniamo dalla pausa ce lo racconti. Certo. Eccoci qua di ritorno qui ad Aroma Letterario. Per chi si fosse collegato, ultima puntata di stagione, poi pausa estiva con i best of, e poi torniamo a settembre con una stagione carica di tante novità, come sempre con i nostri libri, ma anche con qualche novità interessante. Uniremo due, come dire, un mondo creativo e libri, ma non vi dico altro perché mi hanno vietato di spoilerarvi qualcosa. Quindi dalla redazione Valentina mi dice non dire assolutamente nulla, io devo obbedire. Allora, qui con me oggi pomeriggio abbiamo Diego Popoli con il suo bel libro L'estate del Calabrone. Adesso, insomma, hai fatto il compitino, Diego, che ti ho assegnato prima della pausa? Sono stato bravissimo. Oh, io adesso mi ha detto che mi stupirà. L'unica cosa che si è lasciato andare ha detto che mi stupirà, e quindi io ufficialmente, anche per quest'ultima puntata, ti chiedo qual è l'aroma letterario di oggi. Allora, l'aroma letterario dell'estate del Calabrone è senza dubbio il bergamotto. Ok. Adesso ci racconti anche il perché, però. Ti racconto perché, tu lo sai già. Fa riferimento appunto a una scena, no? del romanzo. E come abbiamo detto, il romanzo affronta fondamentalmente il tema del cambiamento e di questa inadeguatezza, di questo senso di inadeguatezza che ha il protagonista di fronte al cambiamento, di fronte al quale si sente spaurito, confuso e anche, diciamo,
impaurito, no? Fino a scoprire che forse il cambiamento non è quello che ti aspetti, forse un po' diverso. E lui lo scopre un pomeriggio a casa di Leonardo, che è l'amico intelligente, che è il nuovo amico che sta cominciando a frequentare, che un po', diciamo, ha cominciato, diciamo, ad abbandonare le sue amicizie storiche, comincia a frequentare Leonardo, è a casa sua e sua madre, la madre di Leonardo, entra con questo bel servizio da tè, con i biscotti al burro, eccetera. E lui ovviamente vorrebbe chiedergli per merenda quello che mangia sempre a merenda, che è la sua solita banana, ma ovviamente non si può fare perché è in un contesto diverso, no? È in un ambiente di un certo tipo, Leonardo è figlio di persone ricche, e quindi alla fine si piega a questa cosa e giustamente per educazione prende qualcosa, prende il suo tè e prende il suo biscottino, e alla fine tutto sommato si rende conto che il tè con i biscotti, con questo bel retrogusto di bergamotto, ma sai che quasi quasi me ne faccio un altro. Però alla fine, se no, se ci pensi, no? Le cose nuove spaventano, poi magari uno ci prende anche gusto, finisce a fare anche lo scrittore. Sì, infatti, roba da matti. Ascoltami, c'è per caso all'interno del libro una parte che magari hai trovato difficile, o magari hai trovato difficile uno dei personaggi da raccontare, da sviluppare? Beh, sì, nel senso che ovviamente, diciamo, quello cui sono, diciamo, le parti che per me sono state un po' più sensibili sono inevitabilmente il rapporto che il protagonista ha con suo padre, perché il protagonista non sono io, d'accordo, il padre del protagonista nel libro non è mio padre, però alcune dinamiche sul una certa incapacità di comprendersi a livello generazionale l'ho riportata lì, e quindi insomma c'era anche un po' il dispiacere di non essere, magari in certi casi, di avergli dato delle soddisfazioni che avrebbero meritato e che magari insomma non sono stato in grado di fare, quindi un po' alcuni passaggi lì sono stati un po' complicati, ecco, perché probabilmente toccavano un attimino sul vivo, ecco. Chiaro, chiaro, ho ben presente la situazione. E diciamo che a contrastare invece questa parte un pochino più dura, ti chiederei la più bella emozione che ti ha regalato scrivere magari qualche parte del libro e che vuoi che, insomma, sia un po' la rappresentanza per gli ascoltatori che si vorranno o si sono già approcciati alla lettura del tuo libro. Se non spoilerà nulla, ovviamente. Diciamo, probabilmente il rapporto che nasce fra due dei quattro protagonisti, che poi, diciamo, è quel sentimento, no, che di amicizia che fa veramente da base al romanzo, ed è soprattutto secondo me il fatto che si ponga l'accento su questa profonda diversità di carattere, eppure al tempo stesso la capacità di essere profondamente legati, profondamente amici, che è un tema che anche questo non vogliamo cadere nel banale, ma è così, la diversità ti arricchisce profondamente,
è proprio confrontandoti con qualcuno che vede le cose in maniera opposta alla tua, che ti può dare l'input, che ti può dare la forza, magari di, come dicevi prima tu, inseguire i propri sogni. Sono d'accordo con te su questo. E, visto che, insomma, parliamo di questi anni 80, parliamo di un tredicenne, no? Abbiamo già visto, insomma, ci hai raccontato un po' com'è stata la tua adolescenza e com'è quella di oggi. Se però potessi tornare indietro nel tempo, oppure avere davanti il te stesso, adolescente degli anni 80, quale sarebbe un consiglio che daresti a te stesso? Che poi potrebbe diventare un consiglio per gli adolescenti di oggi, volendo. Ecco, questo non mi hai fatto una domanda facile. Qua nulla è mai facile. Ecco, io direi soprattutto di mettere in conto il sacrificio. Perché è troppo facile dire, guardandosi indietro, rivolgendoti appunto a un tuo io, precedente, dire, ci devi provare, devi rischiare, devi crederci, eccetera. Sì, d'accordo, va bene, ok, è vero, non ti devi spaventare, ed è il tema del mio libro, però metti bene in conto il sacrificio, cioè se prendi quella strada lì, che è quella che vuoi tu, che è quella che in cui credi, che vuoi fortissimamente, sappi che passa attraverso la fatica, il sudore, il sacrificio, appunto. Non verrà così dal niente. Questo lo devi avere sempre molto, molto presente. Alla fine, anche nel suo piccolo, veramente nel suo piccolo, scrivere questo romanzo, di cui adesso io sono orgogliosissimo, ha comunque occupato 5 anni, 5 anni magari di domeniche passate col mal di testa a limare una parola, eccetera. Poi ha significato comunque investire un po' di soldi per fare un editing fatto in maniera veramente efficace e corretto. Poi ha significato mandare via, stiamo parlando di centinaia, no, però forse 150-180 mail agli editori per sentirsi rispondere solamente da qualcuno, e poi tra questi magari poter scegliere. Quindi, insomma, c'è stato anche per l'estate del Calabrone dietro un lavoro enorme. Quindi sì, credi nei tuoi sogni, giocati tutte le carte che hai a disposizione, e sappi che ci sarà tanto sudore. Sii pronto a lottare per i tuoi sacrifici, ecco, sarebbe, credo, il Eh sì. mantra, il mood corretto. Ascoltami, mentre parlavi di sacrificio, mi è tornato alla mente che stiamo parlando comunque degli anni 80, no? Visto che siamo un po' sulla chiusura finale della puntata, abbiamo la Roma, quindi abbiamo questo bergamotto che aleggia all'interno del libro. Io sarò forse un'inguaribile romantica, però anni 80 è stata caratterizzata anche dalla buona musica, no? Lo abbiamo? Tu sceglieresti, o potresti consigliare magari ai lettori una colonna sonora, un brano o un album da associare, magari proprio degli anni 80 che si associa al tuo libro? Non l'ho mai fatta a nessuno questa domanda, ti dico, arrivo sul finale a fare forse una domanda inaspettata. guarda,
Nel romanzo la musica viene trattata in due punti particolari. Uno è il fatto che si comincia a parlare delle prime radio libere e di questo amico più grande che suona la chitarra elettrica e di conseguenza è nel suo immaginario, è un mito, no? Per questo ragazzino di 13 anni che va a mettere le canzoni nelle radio libere. Radio libere, una era anche nel mio paese dove appunto è ambientata la storia. E quindi diciamo parlare di radio libere e parlare di Emilia. Eh beh, insomma, inevitabilmente, insomma, si parla di Vasco praticamente, quindi insomma, basta andare a prendere qualcosa degli anni 80 di Vasco, insomma, La Strega o qualsiasi altra cosa, insomma, bene o male, sono quegli anni lì, ecco, soprattutto emiliani. Giustamente, io sono arrivata un po', così furbescamente, a fartelo dire. E poi dopo nel libro viene citato con grande forza, tu lo sai, un personaggio, e questo diciamo prende un aspetto autobiografico che è insomma, una piccola cosa che è realmente accaduta, cioè io sono veramente entrato in una stanza una volta e ho visto quest'uomo che con la chitarra elettrica, questo salto, il braccio verso il cielo, la bandiera americana, tutto quanto, l'ho guardato e ho detto, cavolo, chi è qui? Cioè, era una cosa che mi è rimasta impressa, troppo impressa, perché comunque l'America, no, in quegli anni usciva dalla radio, usciva dalla televisione e tutto quanto, e mi sono incuriosito, ho voluto sapere chi era e quindi un grande spazio è lasciato anche a Springsteen. E quindi insomma, se qualcuno volesse ascoltarsi Glory Days o Born to Run, sicuramente sono quegli anni lì, insomma. Giustamente, giustamente. E che buona musica anche che associamo a questo libro, direi. E tra l'altro, cioè abbiamo Direi forse proprio di un sì, eh. pilastro italiano e un americano che, insomma, Springsteen, cioè, in quegli anni lì era veramente, no, l'uomo del momento quasi. Quindi assolutamente. Diego, allora, la tua prima intervista è quasi ufficialmente conclusa, spero davvero di portarti tanta fortuna, perché insomma già il libro va bene, però insomma, cerchiamo di aumentarla un po' Ah, ti questo ringrazio, bel, ti ringrazio. questo bel effetto positivo, perché davvero adesso a parte tutti gli scherzi e i soliti convenevoli, il libro merita davvero tanto, è scritto molto bene, trovo che sia scritto anche in una maniera molto semplice, anche per chi magari non è avvezzo a leggere moltissimi libri. Perché bisogna sempre fare i conti con diverse tipologie di lettori, per cui il tuo secondo me si sposa benissimo e tra l'altro, insomma, secondo me prende anche una buona fetta di pubblico giovanile, ci si ritrova molto. Poi, anzi, io lo dico soprattutto ai giovani, provate a leggerlo questo libro. È la prima volta che forse invoglio alla lettura, ma lo faccio perché vi parlerà di un'epoca, di un'adolescenza, cioè dello stesso momento che voi state vivendo. Senza davvero tutta questa iperconnessione. Non c'era l'iperconnessione, non c'era. Quindi leggetelo e provate a immaginarvi come potrebbe essere stato quegli anni e essere stati quegli anni e come magari potreste fare anche un uso migliore della tecnologia che avete oggi, perché la tecnologia non è brutta, non è il nemico. Ma bisogna usarla con consapevolezza. E secondo me anche leggere questo libro, le parti, poi anche l'ambientazione, che noi non abbiamo tanto parlato, ma ci sono delle belle descrizioni, ci sono dei momenti anche, no? Che i ragazzi, non dico troppo, però andatevelo a scoprire, e secondo me dà veramente tantissime finestre su un mondo che per i tredicenni di oggi forse potrebbe. Ti diranno no, ma è impossibile che potesse esistere. Invece, guardate, noi siamo vissuti, l'abbiamo superata benissimo. E ovviamente ci rimaniamo legati. Giusto? Esatto. Quando si parla degli anni 80 potremmo fare addirittura davvero un programma intero. Diego, allora ricordiamo il tuo libro, che è L'estate del Calabrone, che io ce l'ho qui.
edizioni Arte Stampa. E quindi direi a questo punto non ti chiedo se hai qualche altro libro in cantiere, perché non è una domanda troppo banale, però ti dico che quando vuoi tornare a parlare degli anni Ottanta, la porta qua in radio è sempre aperta. Allora, io, anche se la domanda è banale, ti rispondo e ti dico che ce l'ho in cantiere, ci parlerà ancora di quegli anni e il protagonista ha, da 13 anni, ne ha appena compiuti 15. Signori, abbiamo una nuova stagione pronta per accoglierlo allora. va bene, Diego, è stato veramente, adesso a parte gli scherzi, un piacere averti qui. Ti ringrazio Mio, e davvero, davvero. davvero. Abbiamo chiuso davvero una bellissima stagione, ci sono stati tanti generi letterari e devo dire che i romanzi di formazione in questa stagione hanno preso una buona fetta, devo dire. Ho scelto bene perché secondo me è molto molto importante. Quindi con il nostro profumo di bergamotto direi a questo punto salutando Diego, io saluto tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in più di 50 puntate, signori, veramente è stato un lungo percorso. Adesso ad agosto godetevi un po' di best of, mettiamo le puntate, quelle che vi sono piaciute di più, quelle che ci avete consigliato di rimandare come replica, ci prendiamo un po' di pausa, noi comunque continuiamo a leggere e studiare e poi settembre torniamo di nuovo qui con Roma Letterario. Diego Popoli, l'estate del Calabrone e io direi a questo punto un buon pomeriggio e una buona serata a tutti. Grazie ancora.